Allora, in diretta da Reggio Calabria per mnews.it Luigi Palamara, siamo di fronte al comando provinciale dei Carabinieri. A breve dovrebbero uscire gli arrestati nell'operazione condotta dai Carabinieri questa notte nel Melitese. 65 gli arresti, fra cui anche il sindaco di Melito Portosalvo, Gesualdo Costantino. Sono le 10:35, in attesa. Vi stavo dicendo, una retata condotta nella notte che ha procurato 65 arresti, fra cui il sindaco di Melito Portosalvo, Gesualdo Costantino. A Melito ci riferiscono che tantissime sono le persone che si sono avvicinati alla caserma, più di 200 persone, una ventina di camionette dei Carabinieri, quindi anche a Melito, in concomitanza con il Comando Provinciale di Reggio Calabria, l'uscita degli arrestati. Un'operazione questa imponente, quindi il dispiego delle forze dell'ordine è sicuramente notevolissimo, così come potete vedere le macchine qua sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, quindi un imponente operazione dei Carabinieri, quindi disarticolata completamente la cosca Iemonte. Ripeto, fra gli arrestati eccellenti anche il sindaco di Melito, Gesualdo Costantino. Ecco, qui al comando si sta predisponendo l'uscita. Ricordo, siamo in diretta da Reggio Calabria per mnews.it Luigi Palamara. Sì, potete vedere le macchine dei Carabinieri posizionate, quindi da qui a breve l'uscita degli arrestati. Vi ricordo, tra gli arrestati anche il sindaco di Melito, Gesualdo Costantino. Adesso non sappiamo se uscirà da qua dal comando provinciale oppure da Melito. Melito, un'altra nostra troupe sta seguendo questa giornata di cronaca. Ecco, la strada è bloccata, quindi a momenti dovrebbero iniziare ad uscire. Vede tantissimi giornalisti, qualche parente. Strada bloccata, pronti per l'uscita. Contiamo un po' le macchine, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 macchine, 13 macchine dei Carabinieri, quindi uno spiegamento di forze imponente. Ricordiamo che siamo in diretta da Reggio Calabria, 12 febbraio 2013, 11:15 in questo momento. Operazione nel Melitese, 65 gli arresti, fra cui anche il sindaco Gesualdo Costantino. Pino, mi metto dietro di te. No, no.
Ecco, ci stiamo posizionando di fronte all'uscita. Da qui a breve ecco, sembra tutto pronto. Vedete, via Skenes, la sede del comando completamente bloccata. Vero imponente lo spiegamento delle macchine, dei carabinieri. Sì. Lo so. Ah, vabbè, ma tanto sussurro. Ecco, sta per aprire il portone, anzi no, ancora qualche istante sì, si apre il portone qua del comando provinciale dei carabinieri. Ricordiamo un'operazione condotta questa notte dai carabinieri, portata all'arresto di 65 persone, fra cui il sindaco di Melito di Porto Salvo, il dottor Gesualdo Costantino. Ecco, il portone a momenti dovrebbero uscire arrestati. Vi ricordo che siamo sempre in diretta per Reggio Calabria, per mnews.it, Luigi Palamara. Anche l'ingegnere Franco Maisano tra gli arrestati. Allora, tra gli arrestati abbiamo riconosciuto anche l'ingegnere Franco Maisano. Un'operazione imponente che ha portato all'arresto di 63 persone, tra cui il sindaco Gesualdo Costantino e anche abbiamo visto anche l'ingegnere Franco Maisano. Per mnews.it da Reggio Calabria, Luigi Palamara, per questa diretta nei pressi del comando provinciale dei carabinieri.
Adesso alle 11 la conferenza stampa. Conferenza stampa che vedrà la presenza del dottor Nicola Gratteri. Per mnews.it, Luigi Palamara.